per cui io non digerisco la mia carica quantistica, è il problema della sovradeterminazione. Cioè io accuso la relatività generale. Per il futuro io sono per cercare di elaborare nuove forme di razionalità a cui devono concorrere tutti i saperi in dialogo fra di loro, un po' ripercorrendo la strada del nostro umanesimo, dove voglio ricordare c'era una alleanza tra sapere tecnico-scientifico e sapere umanistico, quindi occorre lavorare ad una nuova alleanza fra la cultura umanistica e la cultura tecnologica e scientifica, perché ambedue sono necessarie per elaborare un nuovo modello di sviluppo della società, però su basi più razionali. Quindi, come dicevano i classici, la razionalità poi porta ad un beneficio per tutti, non solo nel campo conoscitivo, ma nel campo pubblico, e così la stessa democrazia potrà rafforzarsi attraverso appunto questa nuova alleanza tra sapere scientifico e sapere umanistico di cui c'è sempre più bisogno. Allora, la parola che io scelgo è la parola disinformazione. Naturalmente questa è una scelta in chiave negativa, non è che io sto auspicando la disinformazione, però credo che la disinformazione sia davvero una parola chiave. È un fenomeno, un grosso fenomeno, che include i media, include l'opinione pubblica, include tantissimo il fenomeno del web, e quindi l'informazione che circola nel web, che è un'informazione libera e difficilissima da approcciare con un approccio critico, tale da poter davvero demarcare in modo corretto ciò che è informazione e ciò che è disinformazione. La questione chiave è che di fronte a un bombardamento di informazioni il cittadino, diciamo medio o comune, si trova a non avere gli strumenti per riconoscere l'informazione vera, probabilmente vera, falsa, probabilmente falsa, e sostituisce spesso a questi strumenti il proprio pregiudizio. Per cui, alla fine, si finisce per non credere all'informazione istituzionale, per non credere all'informazione scientifica, anzi, avendo spesso una posizione di sfiducia, sospetto, ostilità nei confronti della scienza, e per contro credere invece a quello che ci piace credere, e quindi a quello che conferma i pregiudizi del cittadino che crede o non crede. Cittadino che poi naturalmente è protagonista nell'opinione pubblica, è protagonista quando vota in un referendum, vota nelle elezioni politiche, e le cose che a volte seducono, incontrano il pregiudizio, hanno un'efficacia enorme. Ci seduce ad esempio la dietrologia, ci seducono forme di complottismo, e quindi questo sta dando una direzione a questa società. Quindi per il futuro, se si riuscirà a invertire questa tendenza, potremo avere ancora una società, diciamo, civile, altrimenti sarà veramente pericolosa la deriva della disinformazione che io qui ho denunciato in maniera un po' apodittica, un po' semplicistica, ma spero di aver dato un'idea. Dovendo scegliere una parola significativa, importante, che descriva le nostre aspirazioni, il futuro, sarei per indicare la parola sviluppo sostenibile, però con una qualificazione. Cioè noi, la nostra civiltà ha bisogno appunto di organizzare in modo sostenibile da vari punti di vista il proprio sviluppo. Nel futuro, proiettandosi nel futuro, e questo sviluppo in tutti i settori, cioè dal punto di vista di un rinnovamento, approfondimento della conoscenza, in modo però che sia diciamo utile e utilizzabile sul serio per migliorare le condizioni in generale della vita, della società, della civiltà. E questa sostenibilità va quindi accettabilità,
diciamo, validità dal punto di vista proprio dello sviluppo della nostra civiltà, e questa sostenibilità va intesa sia in riferimento agli strumenti tecnologici che non inquinino, che permettano effettivamente un progresso sostenibile senza inquinare l'ambiente, con un approfondimento anche delle conoscenze che permetta di affrontare poi sul piano sia scientifico, conoscitivo, sia sul piano tecnico, tecnologico, le sfide, cui va incontro, le sfide, come si dice, della complessità. Allora, donna, ci vuoi mettere poi ambiente, poi serenità, ecco, questa cosa che nella civiltà moderna, tranquillità, ecco, bravo, e siamo a 4, e 5 che ci vuoi mettere una morte serena. Facciamo le corna, ma insomma non puoi fare a meno, se vuoi mettere la prima quella, no, perché poi giri tutti quanti giriamo intorno a questo problema qui, insomma.